Che cosa il ricordo del liceo ti ha lasciato e che adesso ancora ti porti dietro? Io ho un bellissimo ricordo del liceo, mi sono trovata proprio bene, secondo me ho avuto degli insegnanti veramente eccellenti, oltre a lei anche tutti gli altri. Nominiamoli, nominiamoli perché è giusto sentirli. Professor Belmonte, innanzitutto. Professor Bermonte, il professor Merlo, anche Aicardi, la Battistin, tutti, nessuno escluso veramente. Quindi hanno fatto parte della mia crescita, è stato l'adolescenza il periodo più caotico e più importante, penso, di un essere umano. Quindi avere dei professori così è stato per me fondamentale, non tanto per le nozioni che ormai ho dimenticato, ma proprio da un punto di vista di formazione della persona. Mi spiego meglio, imparare il metodo, imparare a stare al mondo. Imparare a stare al mondo è veramente la cosa fondamentale nel lavoro e nella vita. Imparare ad affrontare le difficoltà, a saper come destreggiarsi, come risolvere un problema, come arrivare a una soluzione, sicuramente è qualcosa che apprendi tra le righe, grazie al confronto, al fatto che il liceo comunque ti permette di imparare ad articolare un pensiero che è un tuo pensiero, che magari può anche essere diverso dal pensiero dell'insegnante che ti sta insegnando. Questo è stato fondamentale per me. Quindi Meglio se lo è. ti ringrazio, vi ringrazio e ringrazio lei soprattutto perché le sue lezioni erano fantastiche. Ah, grazie. Senti, allora mandiamo un grande saluto a tutta la quinta B del 2007.